L'ultimo libro che ho letto, comprato. Non mi ricordo il titolo, ma era bellissimo, perché c'era la copertina azzurra come tende il salotto. Perché i libri li compro pandan. Aspetta, com'è che iniziava? Nel mezzo del cammin di nostra vita. Mi ritrovai a letto perché mi è calato un sonno. Mamma mia. Però prima o poi lo devo riprendere perché era bello, tutto in rima, tipo canzone di Sanremo. No, bello. Comunque, certo che se uno dovesse leggere tutto quello che c'è da leggere, certe volte entro in libreria e mi viene il freddo a vedere quelle pile e pile di libri del dottor Vespa. Ma quanto scrive quell'uomo? Ma poi quando che è sempre in televisione? Io non lo so come fa. Comunque, l'importante non è leggere. Ma questo voi già l'avevate capito. Siete nella media nazionale? Un libro a mezzo all'anno? Ma l'altro mezzo quando lo leggete non vi resta la curiosità? Comunque, l'importante non è leggere ma sapere i titoli dei libri. Così quando fate conversazione, che ne so, nei salotti, sul tram, in pescheria, e c'è qualche intellettuale di questi di sinistra, di destra, ambidestro, che vi dice se avete letto qualche libro di quelli difficili tipo le recherche di Proust. Le ricette di Proust. Che poi a me la cucina francese non mi è mai piaciuta. Comunque, non gli dite di no, altrimenti vi guarda come a dire sei lo schifo della società. Gli dovete dire sì, l'ho letto, ma non mi è piaciuto. Troppo superficiale. Figurati che l'ho rimosso. Mi raccomando, sta parolina rimosso. Che ci fate doppia bella figura, intellettuali e pure psicologici. Guarda una cosa incredibile. La cultura è importante, eh? Voi domenica che fate? Signora, perché sarà? Domenica che fate? Ci andate a messa voi? Ho fatto una domanda imbarazzante. La canta lei la messa? Alla cantina? Vabbè, se andate a messa potete pigliare ostia e vino. Ecco. Vieni qua che ti voglio vedere in faccia, ti voglio vedere in faccia, gioia della mia vita. No, vabbè, comunque mi dispiace che vi devo salutare, comunque ci vediamo domenica a messa, chi ci viene, chi non ci viene, niente. Ci vediamo domenica a messa, dai. Oh, voglio sentire la vostra voce, ma perché non parlate? Oggi è sabato, potete sfogare, domani dovete dormire. Oggi è venerdì, ho perso la cognizione del tempo, guarda. Vabbè, allora ci vediamo dopo domani. Anziché domani, lo stesso. Io la domenica ci vado sempre a messa, sono molto religiosa. Anche perché non c'è mai niente da fare. Almeno uno piace in compagnia, no? Nella mia parrocchia di Cristo Re dei Sacerdoti del Sacro Cuore, preziosissimo sangue di Nostro Signore, di misericordia al Paradiso, vicino al supermercato, è gestita benissimo. Fiori, mosaici, incensi a soffocare, tipo lacrimogeni li mettono. Il parroco è padre Carmelo, un bell'uomo. Parolone che usa, sa pure il latino. Deus, curriculum, premium saiva. Ma quante ne sa? Il momento che mi piace di più è quando padre Carmelo dice scambiatevi il segno della pace. Che c'è gente che se lo scambia solo con quello che c'è davanti. Ma siete pazzi, approfittatene, io me lo scambio con tutta la chiesa. Comincio alla navata laterale e mi faccio pure 37 abside. Che c'è padre Carmelo che mi riguarda, perché fino a quando non finisco io lui non può ricominciare. Mi cronometra proprio. Però a parte questo ci abbiamo un bel rapporto con padre Carmelo. Confessate che mi faccio, parliamo di tutto, cucina, arredamento, fisica nucleare, mamma mia, ci sto proprio le ore al confessionale, ma no perché c'ho tanti peccati, che peccati possa avere io, no? Anzi, certe volte proprio non c'ho peccati a raccontargli e gli racconto quelli mia cognata, ma la pasta sa portare, siccome è diplomata si sente l'unico essere pluricellulare, allora io c'ho la terza media, ma dei miei tempi, che è come un diploma di oggi. Non dico una laurea perché non voglio esagerare, ma un diploma post-Moratti sicuro, guarda.